Allora, salve a tutti e ben ritrovati a questo incontro dedicato fondamentalmente a un documento che è appena uscito su internet. È uno strumento interessante per chi si occupa e preoccupa del GDPR. Aspettiamo, come al solito, qualche istante e poi procediamo alla registrazione. Vediamo se i primi che si collegano. Buongiorno a tutti, benvenuti. Se mi date anche una conferma audio-video che va tutto bene, si può tranquillamente procedere. Come dicevo, questo commento è una sorta di lettura collettiva di un testo che è un libro dedicato ai DPO e in particolare ai DPO nella pubblica amministrazione, prodotto dall'Unione Europea, diciamo da un gruppo europeo. Adesso vedremo. Ecco, quindi si dovrebbe sentire, adesso possiamo ufficialmente partire. Allora, benvenuti. Quindi dicevo, l'analisi che facciamo oggi è l'analisi di un documento che è stato pubblicato proprio in queste poche ore fa, che è The DPO Handbook, un libro al momento soltanto nella versione inglese, a breve uscirà anche nella versione italiana, che è una guida per i DPO nella pubblica amministrazione, o meglio nel settore pubblico e nel settore pubblico allargato, chiameremo noi, diremo noi in Italia, quindi delle partecipate, degli organismi pubblici, di tutti quei soggetti che fanno parte appunto della pubblica amministrazione allargata. Ed è un libro creato nell'ambito di un progetto, fra l'altro anche di formazione, per cui si stanno svolgendo dei convegni e dei seminari gratuiti in giro per l'Italia, quindi che va sotto il nome T4Data, che è realizzato appunto dalla collaborazione di alcune fondazioni e soprattutto, per quel che ci interessa, da cinque principali garanti, autorità amministrative indipendenti, diciamo autorità a tutela del GDPR nei vari paesi, il nostro garante per la protezione dei dati personali, il garante spagnolo, il garante croato, il garante della Bulgaria, il garante polacco. Diciamo il documento nasce, e qui dobbiamo essere abbastanza orgogliosi, fondamentalmente dal garante italiano. L'iniziativa nasce proprio dal nostro garante. Questo libro è messo a disposizione gratuita dei DPO, per cui appunto poi vi metterò il link dove potete scaricare la versione, diciamo, priva dei miei commenti. Quella che io vi sto facendo visualizzare e vi metto nel link è quella con evidenziate in giallo le parti più importanti, perché sono 247 pagine. Ovviamente il consiglio è leggersele tutte quante, se conoscete l'inglese in inglese, altrimenti attendete la versione italiana. Noi ci concentreremo ovviamente su quelle più importanti. Allora, il libro è fondamentalmente diviso in tre parti. Ora mi scuserete se scorro velocemente via via che commento. Fondamentalmente diviso in tre parti. La prima parte, che è la storia e l'evoluzione del trattamento dei dati nella disciplina comunitaria. Dalla Seconda Guerra Mondiale, addirittura si parte dai primi del Novecento, fino al 2018, fine 2018, che è il momento in cui è stato mandato alle stampe o chiusa la lavorazione del documento. E comprendente ovviamente la fase finale, che è la fase del GDPR. La seconda parte, e queste sono le prime 100 pagine, diciamo di storia, che se la conoscete o non vi interessa in questo momento, potete saltare. Poi c'è la parte dedicata al GDPR, quindi l'analisi del GDPR, questo è importante, dal punto di vista del DPO. Cosa dovrebbe sapere un DPO per applicare bene la normativa? La terza parte, ancora più operativa, i 15 punti che i garanti ritengono di sottolineare per i DPO per lavorare bene. Quindi le 15 questioni problematiche da affrontare. Quindi vedete, è un crescendo da generale più nel dettaglio fino ad arrivare poi ad aspetti pratici. Come vi dicevo, il principale contributo è dato dal nostro garante nazionale.
Ciao a tutti quanti, nel frattempo quelli che salutano in diretta Facebook. Ed è proprio creato con lo scopo di supportare i DPO nella loro applicazione, nella loro applicazione pratica. Quindi è un documento di lavoro, concepito come un documento di lavoro. Come vi dicevo, presto sarà disponibile anche in italiano, croato, bulgaro, polacco e spagnolo, che sono i partner del progetto. Poi, se ci saranno i soldi, qui sotto diciamo lo viene detto in maniera esplicita, verrà tradotto anche in francese e nelle altre lingue, appunto, in relazione ai finanziamenti comunitari. Ovviamente si tratta di valutazioni personali degli scrittori, quindi non è un documento dell'Unione Europea, quindi non vincola l'Unione Europea, né riflette le opinioni della Commissione piuttosto che del Parlamento. È un documento di lavoro scientifico, di analisi. Come dicevo, si parte dalle premesse per il quale questo manuale vuole essere considerato un qualcosa che va oltre un manuale semplice per il GDPR. Perché? Perché ce ne sono già tanti. Ormai, diciamo, dal 2016 ad oggi ci sono tantissimi libri, alcuni che vi consiglierei, altri da buttare via. Diciamo che su questa materia, me compreso, hanno scritto Cani e Porci, per cui valutate bene. Però questo, ecco, ha uno scopo più specifico, quello di essere appunto un manuale per i DPO sull'accountability, cioè come fare a garantire l'accountability nelle aziende o nelle pubbliche amministrazioni dove si lavora come DPO, specialmente, vedete, per i DPO pubblici nella PA. Quindi accountability pratico per i DPO nella PA. Questo è l'obiettivo della premessa. Per fare questo, come si diceva, la prima parte è dedicata all'evoluzione storica e vi consiglio di leggerla perché ripercorre la direttiva del 95 che poi ha portato in Italia al 675, arriva alla normativa sulla protezione dei dati più recente, dal GDPR, quindi il Data Protection generale, fino alle privacy, la direttiva sulla tutela della privacy, che fra l'altro sarà oggetto di revisione nel 2020, quindi avremo anche un altro documento aggiornato in materia di trattamento dati, con un occhio di riguardo al tema specifico della privacy, che non è il data protection. La privacy, nella concezione comunitaria, è un concetto diverso, attiene all'uso delle nuove tecnologie, alla sicurezza informatica, più orientata a questi aspetti. Poi abbiamo quella che è confluita nella direttiva 680, la normativa sul trattamento dati delle forze dell'ordine, chiamiamola così, anche se in realtà è più ampio il concetto. Per poi trattare del regolamento sul trattamento dei dati delle istituzioni dell'Unione Europea, perché le istituzioni dell'Unione Europea non applicano il GDPR, ma hanno una normativa speciale, un regolamento speciale che è la copia del GDPR, ma con alcune peculiarità. Come vi dicevo, la seconda parte più interessante per noi, più operativa, perché riguarda l'applicazione concreta del principio di accountability, il ruolo del DPO, quindi le caratteristiche, le skills, le capacità, come deve essere individuato, se è interno, se è esterno, e la parte terza, proprio pratica, dove ci sono le 15 task, le 15 obiettivi, punti di riferimento che deve, strumenti che deve utilizzare il DPO per fare bene il suo ruolo, e qui le troviamo elencate e poi le andremo più nel dettagliatamente a vedere. Quindi diciamo ci diamo una mezz'oretta, 40 minuti di chiacchierata per analizzare i punti più importanti. Come vi dicevo, io ve l'ho evidenziato in giallo. Intanto l'accountability, il principio di accountability e l'istituzione del DPO, quindi una misura di principio e una misura organizzativa, voi sapete che il diritto fondamentalmente è divisibile in due parti, le norme di principio sulle procedure, su cosa si fa, e le norme su chi lo fa, organizzazione e funzionamento. Ecco, il GDPR ha due grandi novità, uno per quanto riguarda gli aspetti di funzionamento e di principio, l'accountability non c'era nella precedente direttiva, l'altro
il DPO, la nuova figura, il titolare ce l'avevamo, il contitolare ce l'avevamo, i responsabili, seppur in forma diversa, ce l'avevamo, il DPO è la vera novità. Sapete che il DPO, comunque se non lo sapete, rileggete, diciamo, questa illustrazione storica, viene dall'esperienza tedesca, in Germania esisteva già nella precedente normativa, ed è stato generalizzato attraverso il GDPR. La maggior parte dei documenti a cui fa riferimento questo libro è una sorta di collage, fondamentalmente sono i lavori del gruppo di lavoro europeo, sono lavori di questa fondazione che ha valorizzato questo momento anche formativo, vedete questi T4 Data Trainings, che trovate a questo link. Quindi a questo link si possono trovare ulteriori materiali di approfondimento. Quindi, vi dicevo, andiamo velocemente a scorrere la parte storica, partendo dalla Seconda Guerra Mondiale. Immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale nascono le Convenzioni Europee sui diritti umani, nascono convenzioni internazionali sui diritti civili e politici, nasce l'idea che la privacy o privacy e il rispetto della vita privata siano un bene da tutelare. Prima della Seconda Guerra Mondiale, diciamo, le dittature non erano molto propense a tutelare questo diritto fondamentale. Quindi anche in opposizione ai drammatici anni ante guerra, si vuole valorizzare questo momento di tutela della dignità umana, ma sotto il profilo privacy, rispetto della vita privata, ancora non c'era nell'immediato dopoguerra l'idea della tutela del trattamento dei dati, perché ancora si scrivevano lettere, c'era la tutela della corrispondenza, la nostra Costituzione gli dedica un articolo, ma ancora la mole di dati non era ovviamente significativa. Soltanto negli anni 60 e 70, con l'applicazione al mondo civile delle tecnologie militari e di navigazione spaziale, abbiamo l'esplosione dei primi computer. Alan Turing, la nascita dei primi elaboratori, e quindi i dati iniziano a essere significativi, e quindi nasce l'idea che si debbano andare a tutelare. In Germania, in Norvegia, in Svezia, in Francia c'è un'attenzione particolare. Fra l'altro la Francia è coeva questo momento con la nascita del primo censimento nazionale degli individui e dell'attribuzione di un codice univoco a questi individui, quello che per noi è il codice fiscale. Allora si inizia a creare una dose massiccia e massiva di dati personali, e quindi fra gli anni 60 e gli anni 70 nascono i PC, nascono gli elaboratori, nasce questa indagine, vedete nel 74 il database nazionale francese, ecco perché la Francia ancora è molto avanti dal punto di vista dell'azione in questo settore. In Germania nasce una legge sulla protezione dei dati nel 1970, e va bene, qui se la volete leggere ve la guardate voi la storia, l'evoluzione è franco-tedesca, diciamo, gli sviluppi culturali della sensibilità al trattamento dei dati sono franco-tedeschi. Poi diventano europei, 73-74, due consigli europei che portano all'attenzione il tema, che negli anni 80 darà vita alle prime linee guida e poi alla normativa che porterà alla prima direttiva. La prima direttiva, nel 89 abbiamo delle linee guida sui dati, vedete i files che contengono dati personali elaborati da computer, 1989, poi abbiamo negli anni 90 la lavorazione delle direttive che poi danno luogo appunto alla prima normativa comunitaria in materia di trattamento dati. Vado veloce perché appunto qui è tutta la storia molto interessante, però diciamo più dettagliata, per chi vuole consiglio comunque di approfondirla, fa vedere quali sono i punti essenziali di questa disciplina, fino ad arrivare verso pagina mi sembra 50, ecco qua. 1995 è il secondo momento, quello più importante. Nascono le direttive sulla protezione dei dati, nascono due organismi, il Working Party articolo 29,
che è un gruppo di lavoro tecnico che ha il compito di dare interpretazione uniforme alla direttiva. Ed è un gruppo di lavoro che si è trasformato ad oggi nel European Data Protection Board, che è il gruppo di lavoro che oggi pubblica le linee guida di applicazione del GDPR, sviluppando il lavoro fatto dal Working Party articolo 29. Poi c'è il comitato più politico che aveva il compito appunto di adottare documenti, ma soprattutto atti di regolamentazione della materia. Vi dicevo, andiamo avanti e arriviamo all'epoca più recente, che è l'epoca appunto della nuova ondata di disciplina comunitaria. Siamo ormai nel secondo millennio. Abbiamo lo sviluppo dei big data, degli open data, e abbiamo anche lo sviluppo della attenzione al terzo pilastro, agli strumenti del terzo pilastro sulla protezione dei dati. Il tema della sicurezza. 11 settembre, controlli sempre più intensivi antiterrorismo per la sicurezza pubblica, nascono una serie di misure che portano nuovamente all'attenzione il tema del trattamento dati. Trattamento dati generale, trattamento dati per motivi di sicurezza, che dà vita dal 2012 all'elaborazione di quello che poi diventerà il GDPR. Quindi la Commissione Europea parte il processo, sapete, il processo normativo comunitario è abbastanza lungo, e porterà nel 2016 al regolamento comunitario. Insieme, ecco gli strumenti: il GDPR, che è il regolamento generale sul trattamento dei dati, la direttiva e-privacy, che vi dicevo è oggetto di aggiornamento in questi anni, del 2017, i cui punti fondamentali sono la nascita di nuovi operatori del settore, WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, quindi una produzione di dati significativamente più ampia di quella che ci si immaginava. Un ruolo più forte e regole più forti volute dall'Unione Europea, i metadati, la nascita appunto di contenuti di comunicazione e metadati, e nuove opportunità di business. Quindi il 3G, il 4G, il 5G, l'aumento delle potenzialità nel trasferimento dei dati e quindi nella potenzialità economica dell'uso dei dati. Una semplificazione dei cookies, tutto il tema appunto legato all'informatica. Vedete, l'e-privacy ruota fondamentalmente sul trattamento informatizzato dei dati. Terzo elemento, quindi GDPR, normativa e privacy, normativa Law Enforcement Data Protection Directive, cioè la normativa sul trattamento delle forze dell'ordine, quella che darà vita alla direttiva 680 e in Italia al decreto 51-2018, che è un mondo a parte. Però ecco, qui iniziano le prime indicazioni per il DPO. Cari DPO, state attenti, dovete studiarvi anche il 680. Uno, perché esistono i DPO del 680, quindi anche il 680 è strutturato sulla falsa riga del GDPR, quindi ha un'organizzazione, dei principi, dei soggetti che sono simili a quelli del GDPR, anche se riguarda un mondo a parte, e anche lì ci sono i DPO. E il compito del DPO è studiare il tema della sicurezza pubblica, che è un concetto comunitario più ampio di quello da noi, diciamo, utilizzato nel linguaggio comune, che riguarda la giustizia, che riguarda le forze dell'ordine, che riguarda anche aspetti della vita civile, le manifestazioni di pubblico spettacolo, quindi diciamo un po' più ampio rispetto a quello più stringente che noi consideriamo. Perché? Perché il DPO deve sapere quali sono i confini della propria azione. Quando è in un comune, cosa può fare relativamente ai trattamenti della polizia locale e cosa non può fare in quanto DPO del comune per i trattamenti della polizia locale rispetto ai quali deve operare il DPO ai sensi del 680. Quindi queste sono un po' di indicazioni che trovate. Ora vi dicevo, io non mi voglio soffermare su questa parte perché l'obiettivo fondamentale è l'analisi dei trattamenti GDPR di questo libro, però vedete, ci dedica molto spazio, quindi è molto interessante per chi opera nel settore appunto della polizia locale, della polizia di Stato, delle forze dell'ordine, perché
veramente rappresenta un elemento di novità. Non c'è tanta documentazione sulla direttiva 680, mentre troviamo tanti libri e tanti documenti sul GDPR, non li troviamo sulla direttiva 680. Andiamo verso la pagina 80 o giù di lì e troviamo poi un altro documento importante, che è il regolamento comunitario sui trattamenti delle istituzioni europee. Quindi la Commissione, il Consiglio, il Parlamento trattano dati personali, non applicano il GDPR, ma applicano il regolamento 1725, che ha leggere differenze, anche se l'impalcatura fondamentale è la stessa. Ed è importante perché molte delle linee guida che noi troviamo pubblicate dal supervisor, dal garante europeo, si riferiscono ai trattamenti effettuati dalle istituzioni europee. Per cui noi abbiamo due grandi organismi, se la vogliamo semplificare. L'European Data Protection Board, che si occupa delle linee guida per l'applicazione del GDPR. E poi abbiamo il garante per la privacy europeo, fra l'altro di nazionalità italiana, Buttarelli, che si occupa delle linee guida per l'applicazione del regolamento specifico. Ma queste linee guida, visto che i due regolamenti sono molto simili, sono utili anche nel nostro settore, tant'è che nel libro trovate molti riferimenti alle linee guida del garante europeo applicabili a GDPR, perché il ragionamento è lo stesso anche se il campo di applicazione è differente. Quindi, diciamo, da questo punto di vista sono strumenti riciclabili, riutilizzabili anche in questo settore. Ora vado veloce perché voglio andare alla parte ovviamente più interessante dopo questa breve introduzione, che è la parte appunto dedicata al GDPR, intorno a pagina 100, come vi dicevo. Eccolo qua. Abbiamo nel 2018, diciamo, le ultime novità e andiamo ad analizzare il GDPR. Eccolo qua. La seconda parte del libro è dedicata proprio all'analisi del GDPR. Vi dicevo, non è un'analisi di tutto il GDPR. Non parla dell'informativa, del DPA, del consenso, parla delle cose più importanti nell'ottica del DPO pubblico, in un'ottica di accountability. Ecco perché è utile come strumento, perché altrimenti sarebbe stato un libro come gli altri. E qui, come si diceva, il primo elemento di novità è che siamo di fronte a un regolamento, non siamo di fronte a una direttiva, quindi siamo di fronte a uno strumento direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea. A differenza delle vecchie direttive, non abbiamo diversificazioni nazionali. Ora, qui il testo ovviamente sottolinea come il GDPR è stata, diciamo, una sorta di semidirettiva. È un regolamento comunitario, ma in molti punti rinvia alla disciplina nazionale. Allora, queste che vengono chiamate le previsioni flessibili, le norme flessibili del GDPR, sono norme che prevedono specifiche clausole, e qui, come ho sempre detto, come spesso io commento, il bello dei libri fatti in ambito comunitario è che spesso hanno questi riquadri con degli esempi, per far capire dalla teoria alla pratica. Per esempio, ci sono stati che hanno... utilizzano un numero identificativo nazionale per identificare i soggetti, che avevano necessità di mantenere questa disciplina in deroga ai vincoli comunitari. Allora il GDPR in alcuni casi ha previsto questa facoltà. Ad esempio, il GDPR dice i minori di 16 anni non possono registrarsi autonomamente, non possono conferire dati, non hanno capacità di agire diretta, a meno che gli stati membri non riducono quest'età, 13, 14, 15 anni. L'Italia ha fatto la scelta di portarla a 14. Vedete, questa è una norma che consente quella flessibilità. Ora, qui le trovate tutte elencate, io ve l'ho evidenziate. La cosa che sottolinea il commentatore è che è stato il minimo sindacale che si poteva realizzare, cioè eravamo di fronte alla impossibilità di adottare un regolamento identico in tutta l'Unione Europea, abbiamo fatto la scelta di consentire agli stati di personalizzare. Ma quando gli stati personalizzano, creano un problema. Perché? Cosa succede se un operatore italiano
che può trattare i dati di un minorenne di 14 anni, trasferisce la banca dati in Croazia. Ora non so se in Croazia qual è il limite d'età, dove magari il limite è 16 anni. Può continuare a trattare i dati. È ovvio, laddove io ho una diversificazione nazionale, ho il problema del cross border, del trasferimento dati al di fuori del confine nazionale. Per cui mi trovo ad applicare norme più stringenti nazionali pur nell'ambito di un regolamento comunitario. Qual è l'elemento? Per fortuna non sono tante, per fortuna queste deroghe o clausole flessibili sono limitate e non creano significativi problemi, anche se ovviamente l'obiettivo del gruppo europeo, del garante europeo, delle comunità europee è ridurre nel tempo queste diversità per arrivare a una misura coerente. Ecco, qui c'è un approfondimento molto interessante che non ho trovato da altre parti, laddove si sottolinea come gli stati membri non sono liberi di dettare disposizioni derogatorie rispetto al GDPR. Lo possono fare, ma lo devono motivare e devono adottare misure legislative, quindi la fonte deve essere una fonte primaria, deve essere una legge, che comunque rispettano i diritti fondamentali, comunque devono essere proporzionate, comunque devono applicare il principio di necessità. Quindi comunque sono sindacabili, questo è un ammonimento, attenzione, non tutte le norme degli stati membri sono GDPR compliance, quindi potrebbero essere disapplicate. Quindi indirettamente si sta dicendo ai DPO, state attenti, potreste trovarvi nella condizione di disapplicare norme nazionali in contrasto con il GDPR, anche laddove applicative di clausole flessibili, se violano i principi di qualità, i criteri di qualità previsti dalla normativa comunitaria. Perché le norme nazionali devono essere compatibili con la riserva di legge, accessibili, cioè pubblicate, chiare, precise e devono essere applicabili nel tempo. Andiamo avanti. Il documento poi, abbandonata questa parte, diciamo, delle clausole flessibili a cui dedica molto spazio, si sofferma sulle implicazioni per il DPO. Quindi, cosa deve fare il DPO? Deve studiare il GDPR, ci mancherebbe, ma deve anche studiare le regole interne, quindi nazionali, fondate sulle clausole di specificazione che abbiamo visto. E quindi capire quando queste clausole possono determinare queste problematiche. Per fare questo viene analizzata tutta l'impalcatura del GDPR, quindi come è organizzato, gli articoli, le sessioni, e si parte con l'analisi del principio di accountability, in italiano tradotto responsabilizzazione. Allora, tutto il libro è concentrato su questo dogma. Questi vincoli, gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni non gravano sul DPO. Gravano sul controller, sul responsabile del trattamento. Il DPO è un supporto, è un ausilio, quindi sta dicendo: parlo al DPO perché lo faccia presente al responsabile del trattamento. Lui è l'organo, lo strumento fondamentale per fare questo. Ecco perché, per esempio, il principio di accountability non riguarda il DPO, riguarda il controller. Il responsabile deve essere responsabile e deve essere in grado di dimostrare di essere compliance, cioè conforme ai principi del GDPR. Qui si cita un intervento del garante della privacy italiano che in uno dei commenti fatti sulla normativa comunitaria sottolinea come l'accountability fondamentalmente è la capacità di saper dare le risposte. Quando io ho un controllo in senso ampio, che può essere la Guardia di Finanza, il garante, il DPO o l'utente cittadino che chiede come vengono trattati i dati, la capacità di saper dare risposte alle domande che vengono fatte. Laddove io non so dire il perché sto trattando quei dati, sto violando il principio di accountability. Attenzione,
L'accountability non è saper dare le risposte giuste. Questo è un concetto che noi italiani duriamo difficoltà a capire, veramente duriamo difficoltà a capire. Non esiste il giusto e sbagliato. Nella logica comunitaria non esiste il giusto e sbagliato. Esiste la metodologia giusta e la metodologia sbagliata. Se io ho adottato una metodologia giusta e sono in grado di saper dare una risposta coerente, quella risposta è giusta per definizione. Quindi si possono trattare i dati dei portatori di handicap per finalità di ricerca, creando delle banche dati da attraverso un applicativo X, Y e Z? Dipende. Dipende da se era necessario, per quale finalità, con che caratteristiche e se posso dimostrare che ho fatto il ragionamento per arrivare a quella soluzione. Che può essere sì o no. Non è detto che sia sì, non è detto che sia no. Ora l'ho molto banalizzato, ma è il ragionamento che sta dietro tutto questo parte del testo, dove dice il libro, la parola dimostrare la troviamo 33 volte nel testo del GDPR. Quindi non è il avere i requisiti, è dimostrare il possesso di questi requisiti. Ovviamente alla base dell'accountability c'è il rispetto dei principi fondamentali, questi ci devono essere, principio di limitazione delle finalità, di minimizzazione, di correttezza, di limitazione temporale nel trattamento dei dati, di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi questi ovviamente sono alla base. E andiamo agli aspetti pratici. Cosa dovrebbe fare un DPO per dimostrare l'accountability, o meglio, per fare in modo che il controller sia accountability. Scusatemi se uso gli inglesismi, ma commentando il testo in inglese diventa difficile tutte le volte tradurre. Quindi, primo, creare un registro delle operazioni di trattamento. Attenzione, è un registro delle operazioni di trattamento che rappresenta la fotografia dei trattamenti fatti dall'operatore, è il nostro registro, quello che il GDPR considera il documento principale. Secondo, guardate immediatamente dopo, rivedere le operazioni di trattamento. Cioè, il primo passaggio è: vado in un ente, fotografo ciò che fanno, a prescindere che lo facciano bene o lo facciano male. Non inizio a dire cambia, inizio a dire cosa fai, lo registro. Quindi, se la vogliamo vendere dal punto di vista pratico, il primo registro dei trattamenti di un ente può essere sbagliato, può contenere la descrizione di trattamenti sbagliati, non conformi al GDPR, non è un problema. Anzi, dovrebbe nascere il primo registro sbagliato. Dopodiché, generale revisione dei trattamenti e quindi la seconda edizione corretta con l'applicazione del GDPR. L'analisi dei rischi, perché? Perché per ogni trattamento devo dire se ha un rischio basso, un rischio medio, un rischio elevato, un rischio elevatissimo. Perché? Perché quelli a rischio elevato o elevatissimo sono soggetti al DPA, alla valutazione di impatto, quella che noi chiamiamo valutazione di impatto. Ultimi aspetti, devo curare il privacy by design, privacy by default, cioè l'organizzazione deve ragionare in modo tale che il prossimo applicativo, il prossimo sistema, la prossima modulistica sia già pensata in un'ottica di trattamento dati e devo stabilire i requisiti e le procedure per il data breach, per la notificazione delle violazioni dei trattamenti. E qui appunto analizza i vari strumenti, quindi il registro dei trattamenti, la revisione delle operazioni, l'analisi dei rischi, la DPA, il data protection by default e by design e il data breach e la notifica, sia nell'ipotesi in cui abbia un titolare, sia nell'ipotesi in cui abbia la contitolarità, joint controllers. Secondo aspetto, il DPO dovrebbe tenere e far tenere al titolare
un registro dove registra tutte le attività che faccio. Attenzione, non è il registro dei trattamenti, ma è il registro di accountability. Questa è la grande novità, diciamo, che non si ricava dal GDPR. Il GDPR non parla di questo registro, ma la prassi, la prima prassi che è venuta fuori è quella di adottare un registro cronologico dove dico che il giorno X ho realizzato il registro dei trattamenti, poi ho fatto la valutazione di impatto, ho fatto la formazione dei dipendenti, ho nominato il DPO, ho eccetera, eccetera, eccetera. Perché quando arriva il controllo, io esibisco il registro dei trattamenti, esibisco il registro di accountability. Registro che appunto dovrebbe contenere tutte le varie, applicare tutti i vari principi. Dopodiché, ecco, il modo per dimostrare il rispetto di accountability ovviamente è dimostrare che si è fatto, che si sono adottate policy di protezione dei dati interne, quindi procedure adeguate per la protezione dei dati, che si è ragionato in privacy by design e privacy by default, che si è minimizzato il trattamento dei dati, che si è adottata una trasparenza nelle operazioni che si sono svolte, trasparenza intesa come pubblicazione, rendicontazione, e che si sono monitorate le operazioni da parte del DPO. Poi esistono degli strumenti speciali, strumenti aggiuntivi, cioè questi qui basterebbero. Poi certo, se aderisco ad un codice di condotta, il GDPR mi dice è un ottimo strumento speciale di dimostrazione del possesso dei requisiti. Se ho delle certificazioni ISO piuttosto che altre certificazioni, bene. Se dimostro che ho seguito le linee guida del European Data Protection Board, ecco l'importanza del board europeo. Se mi fa una direttiva, una linea guida su come applicare la valutazione di impatto e io la applico, io poi ho dimostrato di aver rispettato i requisiti riferendomi a quella. Se il gruppo europeo ha sbagliato, non è più colpa mia. Quindi, diciamo, strumenti esterni a cui posso fare riferimento. Fra questi strumenti, state attenti, questo è importante per i dipendenti della pubblica amministrazione, ci sono le indicazioni fornite dal DPO. Se il DPO mi ha scritto dicendomi fai A, fai B, fai C, a meno che non sia impazzito, e io seguo quelle indicazioni, io posso dimostrare di aver utilizzato uno strumento speciale di compliance. Non sono esonerato al 100%, però una buona fetta di responsabilità viene meno. La cosa importante, questo è utile sottolinearlo, in relazione ai data breach, io posso dimostrare di essere compliance, cioè quindi di essere rispettoso della normativa, anche semplicemente facendo le notifiche. Cioè, se arriva un data breach e io faccio la notifica al garante, faccio la notifica all'interessato, vuol dire che sto applicando la normativa. Guardate, è paradossale quello che sto dicendo, se ci pensate bene. Aver subito una violazione dei dati è dimostrazione del rispetto del GDPR. Noi ragioneremo al contrario. Ho parcheggiato in divieto di sosta, ho beccato la multa, allora non sto rispettando il codice della strada. No, è la notifica, una sorta di autodenuncia. È dire è successo. Perché? Perché non esiste rischio zero. Perché la notifica è un'evidenza di un elemento oggettivo che può non derivare da colpa. Tant'è che il gruppo precisa: aver dimostrato la compliance attraverso questi strumenti non costituisce una prova legale di rispetto della normativa. Ho seguito un codice di condotta, ho subito una violazione, ho fatto una notifica al garante, il giudice mi condanna a 100.000 euro di danni. Può succedere. Il giudice non è vincolato, deve valutare se ai fini della responsabilità civile, penale, amministrativa, comunque questo rappresenta un rispetto della compliance. Quindi possiamo dire da questa frase finale che esistono due livelli di compliance. La compliance GDPR, attraverso questi strumenti io al garante, alla Guardia di Finanza che controlla i fini del GDPR, posso dimostrare di essere rispettoso della normativa comunitaria. Poi c'è la compliance di responsabilità.
che, nonostante che rispetti il codice di condotta, nonostante faccia la notifica, nonostante che adotti tutto il registro dei trattamenti, poi posso comunque essere condannato se sto violando la normativa. Il paragrafo 2.5 è dedicato alla figura del DPO. Come vi dicevo, dalla nascita in Germania alla sua evoluzione, dove nella direttiva del 95 non esisteva, quindi l'Unione Europea ha deciso di non farlo proprio e di introdurlo soltanto con la normativa del 2016, sia il GDPR che la direttiva law enforcement, la 680, e poi addirittura una delle più importanti linee guida del gruppo di lavoro, articolo 29, vedete, i loro documenti sono siglati così, WPP 29, Working Party 29, linee guida, sono le linee guida sul DPO. Molto molto interessanti, molto molto utile. Molto di questo libro in questo capitolo è copia e incollato, ma lo dice espressamente, dalle linee guida che vi consiglio di leggere. Poi, ecco quello che vi dicevo prima, vi anticipavo, ci sono le linee guida, comunicazioni, esternazioni, eccetera, eccetera, del supervisor del European Data Protection Supervisor, che appunto ha il compito di dare le istruzioni sull'applicazione del regolamento comunitario per l'istituzione europea, ma è che è utile anche in questo nostro settore. Ci sono poi le DPA. Cosa sono le DPA? Ora dobbiamo abituarci agli acronimi. Il DPO è il soggetto interno al singolo operatore. La DPA è, senza la I, DPA, è l'autorità nazionale, il nostro garante per la privacy. La DPIA, Data Protection Impact Assessment, è invece la valutazione di impatto. Quindi DPA sono le autorità nazionali. Il DPO ha un ruolo fondamentale perché è il punto di contatto con le autorità nazionali ed è istituito proprio per garantire questo trade union. Quindi il DPO è sia consulente del controller, sia suo controllore, quindi ha un ruolo, diciamo, bifronte. Sappiamo che nella pubblica amministrazione la nomina del DPO è obbligatoria, anche nelle quasi pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici è obbligatorio. Comunque, dove non è obbligatoria, ci sono molti casi in cui il DPO, anche nel privato, deve essere nominato. Dopodiché le linee guida del gruppo europeo dicono: anche se non è obbligatorio, mi raccomando, nominatelo se siete un'organizzazione complessa. Anche se non ricadete nei casi espressi, è fortemente consigliato, perché la nomina del DPO è uno strumento di compliance. Io posso più facilmente dimostrare il rispetto di questa normativa. In Italia le pubbliche amministrazioni statali, regionali, locali, le regioni, i comuni e le unioni dei comuni, le università, le camere di commercio, gli ospedali e le agenzie della sanità, le autorità indipendenti hanno il DPO, anche il garante per la privacy ha un DPO che gli fa consulenza per la corretta applicazione della normativa sulla privacy. Ora si arriva anche a paradossi logico giuridici. Fra l'altro, il DPO deve notificare i data breach a se stesso, quindi è notificatore e controllore, tant'è che esistono norme organizzative interne al garante per la privacy per distinguere i due ruoli. Quindi abbiamo l'unità che si occupa delle notifiche e l'unità che si occupa della valutazione, proprio perché, essendo l'organo supremo, ha questa funzione. Quindi, come vi dicevo, il gruppo europeo ha dato il consiglio: comunque è una buona prassi nominare il DPO, anche laddove non è mandatory, non è obbligatorio. Poi c'è il DPO nelle grandi aziende. Il DPO nelle grandi aziende, nasce il problema: come individuarlo? Ne individuo uno per ogni unità organizzativa? Ne individuo uno per tutte le unità organizzative? Pensiamo ai comuni. Nei comuni in forma associata, ogni comune ha il proprio DPO e ne mettiamo uno nell'unione dei comuni? Allora, qui l'indicazione fondamentale è libertà, ma valutate di avere un solo DPO. Cioè, se siete in una gestione coordinata, meglio avere un DPO con
dipendenti di riferimento, quindi il responsabile privacy presso ogni comune e il DPO che fa da DPO dell'Unione e formalmente da DPO dei singoli comuni. Quindi questo è, diciamo, l'analisi che viene fatta a questo livello. Poi la distinzione fra esterno e interno. Fondamentalmente il libro dice meglio che sia interno nelle pubbliche amministrazioni, perché conosce l'organizzazione, perché è inserito nell'organigramma, perché è vissuto e digerito forse meglio. Diciamo che il DPO esterno vale per le grandi organizzazioni anche pubbliche e laddove non ho le professionalità interne, ma se possibile, dice fondamentalmente il documento, anche sulla base per esempio di un'indicazione data dal garante francese. Il garante francese ha scritto a tutte le amministrazioni: nominatelo interno, è preferibile nella logica del GDPR, però diciamo che non è indispensabile. Il libro poi prosegue sui requisiti che devono essere richiesti per poter svolgere le funzioni di DPO ed è utilissimo. Per esempio, deve avere un'esperienza nel settore, esperienza che non è quantificabile, ma in alcuni documenti, diciamo, fondamentalmente è ricondotta a almeno 3 anni di esperienza, 7 anni se devo fare il DPO per l'Unione Europea. Però, diciamo, una esperienza documentabile in almeno 7 anni ci vuole. Dopodiché una conoscenza sia degli aspetti giuridici che degli aspetti tecnologici. Non è che al DPO posso dire: senti, ti mando un file in formato XLS e tu non sai nemmeno con che programma si apre o che cosa contiene o che cosa sono i formati dei file. Quindi almeno l'informatica di base, quella che chiameremo l'informatica di base, serve che sia posseduta e che sia documentata. Quindi quando viene nominato va chiesto il curriculum, che può essere dato da esperienze sul campo, che può essere data da studi, che può essere data da corsi anche online, ma soprattutto, dopo che, oltre a essere certificata, deve essere, diciamo, poi mantenuta. Quindi un'esperienza che va mantenuta sul campo. Per esempio in Spagna è stata proposta la creazione di una certificazione per DPO. Certificazione che, passata la quale, si diventa DPO. Anche in Italia è stata proposta, diciamo che nel periodo quando è nato il GDPR alcune società hanno venduto come obbligatori corsi di formazione, diciamo, facevano rappresentare che si doveva ottenere il certificato DPO. Non è così. Ad oggi la certificazione è libera in tutta Europa. In Spagna, vi dicevo, era stata proposta, in Francia si è pensato a un qualcosa del genere, in Germania ugualmente, però al momento siamo su sistemi liberi di dimostrazione del possesso di requisiti. Tant'è che il libro cita il garante italiano che appunto parla di professioni non regolamentate. Questa è la dizione nostra per indicare professioni ad oggi, non come gli avvocati, commercialisti, notai, ad oggi non soggette ad una specifica regolamentazione. Una buona esperienza che viene citata nel libro è quella francese, come dicevo, la Francia è citata molto spesso, ad esempio, la vedremo sul software per la gestione della valutazione d'impatto, e anche perché ha realizzato una database, un extranet, quindi una sorta di intranet su internet per tutti i DPO. Quindi i DPO hanno una banca dati ad accesso individuale, username e password, dove hanno corsi di formazione, news, aggiornamento, direttive, linee guida, risposte ai quesiti, uno strumento molto molto completo e complesso. Diciamo, di questo, se devo dire, in Italia un pochino sentiamo la mancanza. Il sito del garante contiene alcuni elementi, ma certamente non contiene questo. Questo progetto sta andando in quella direzione, probabilmente è il primo passo per poi creare anche questo. Come vi dicevo, le linee guida del gruppo europeo dicono 3 anni di esperienza per diventare DPO. Sono linee guida, non sono vincolanti, ma vi consiglio di utilizzarle. Poi il DPO deve avere anche delle qualità personali, oltre che professionali. Deve essere capace di spiegare, di trasferire le proprie conoscenze. Quindi personal skills, interpersonal skills, capacità di comunicazione, negoziazione, risoluzione dei conflitti, creare gruppi di lavoro, eccetera. Quindi deve anche, attenzione a questo aspetto, deve anche essere capace
di sottostare alle pressioni che possono arrivare. E noi sappiamo nella pubblica amministrazione le pressioni non sono soltanto di interessi, possono essere anche politiche. Io voglio fare l'accordo, quel protocollo d'intesa con la ASL per avere tutti i dati dei pazienti. No, non si può fare. No, sindaco, non si può fare. E contrasta con il GDPR. Oppure, guarda la notifica al garante, non la facciamo, abbuiamo tutto. No, si fa. Quindi è un ruolo, ed è il motivo per cui è posto in posizione di garanzia e di indipendenza, proprio perché deve svolgere questo ruolo. E infatti il paragrafo successivo si dedica all'indipendenza del TPO. Da un lato sarebbe meglio che fosse esterno, perché appunto un interno rischia di avere più pressioni. Dall'altro, se è un esterno, c'è un rapporto contrattuale, quindi anche un'arma di ricatto, quindi potrebbe essere meglio che sia interno. Quindi diciamo è difficile dire qual è la soluzione migliore, tant'è che appunto il testo dice va analizzato caso per caso, si possono dare delle indicazioni, non dovrebbe avere un incarico lungo, quindi un incarico non di poche settimane o pochi mesi, ma 3, 4, 5 anni, forse sopra il mandato del sindaco, dovrebbe avere conseguenze negative monitorate, se è un dipendente pubblico può essere soggetto a procedimento disciplinare, ma non ovviamente in relazione alle attività che svolge come DPO. Ovviamente si deve stare attenti al conflitto di interessi ed è la motivazione per cui il testo dice meglio l'interno, meglio a tempo indeterminato che determinato, perché se io ho un dipendente a tempo determinato, il resto dell'attività lavorativa, se è esperto in quel settore, la lavorerà in quel settore e quindi il rischio del conflitto di interessi è molto molto più forte. Se è interno all'organizzazione dovrebbe essere presso il vertice, noi diremmo nell'organigramma pubblico in staff del sindaco, quindi ancorché sia un dipendente in line, quindi lavora presso l'ufficio CED, presso l'ufficio informatica, che sia dirigente, PO o altro dipendente non importa, ma dovrebbe esserci un atto organizzativo che dice quando fai il DPO sei in staff del sindaco, quegli atti li adotti come staff del sindaco, in quella veste tu sei gerarchicamente sovraordinato agli altri e non rispondi al tuo dirigente di line quando fai quelle attività. Non è facile, non è facile. È un po' come responsabile per la sicurezza, un po' come altre figure che abbiamo all'interno del nostro ordinamento. Il responsabile per la transizione al digitale è una figura analoga. Stanno nascendo sempre di più queste figure. Ora, il problema negli enti pubblici è che ci sono più figure che dipendenti, per cui a volte non è facile ricoprire tutte quelle caselle. Quindi vi dicevo alcuni suggerimenti, meglio che non sia part-time, meglio che non abbia un contratto limitato nel tempo che gli dà una posizione debole, meglio che abbia delle risorse umane e strumentali già predefinite, perché se ti nomino DPO e poi ti dico che non, in una struttura medio-grande non ti do nessun dipendente per aiutarti, ti ho già depotenziato o te li do solo se il bilancio lo consente, quindi dovrebbe avere già delle risorse stabili. E qui vengono indicate delle best practice, cioè cosa nell'esperienza concreta si ritrova di positivo. Contratti a lungo termine, contratti a tempo indeterminato, chiarimento sui doveri e le responsabilità anche proprie, i membri dello staff, il ruolo di cooperazione che devono avere gli altri soggetti, quindi un provvedimento organizzativo che dice tutti i dirigenti, le PO e i dipendenti devono collaborare con il DPO e fornirgli le informazioni, pena responsabilità disciplinare o altre conseguenze negative. Va bene, poi ci si sofferma sulle risorse, sul fatto che debbano essergli dati soldi per fare corsi di formazione, per aggiornarsi, deve avere i permessi di partecipare agli incontri formativi, di andare a Roma a incontrare il garante o altre cose di questo genere. Quindi i poteri, DPO powers, sembra un film, i poteri che deve avere per gestire bene queste ruoli e queste funzioni. Ovviamente ci sono anche degli adempimenti che devono essere fatti, quindi dei documenti che devono formalizzare questo ruolo, questi doveri, per potergli dare forza e responsabilità. Quindi, quali sono le sue funzioni? Sono funzioni di informazione e consapevolezza
crescita della consapevolezza verso i soggetti dell'amministrazione, deve avere una funzione di comunicazione, di organizzazione, di cooperazione, di monitoraggio, di garanzia del rispetto della compliance, portare avanti le problematiche e i quesiti che dovessero essere manifestati e anche le lamentele interne ed esterne, e di rafforzamento dell'istituzione. Tant'è che l'articolo 39 del GDPR prevede questi poteri, più o meno descritti come sono stati descritti dal testo. Ecco, qui è interessante perché, come vi dicevo, il garante europeo, European Data Protection Supervisor, ha realizzato una scheda, RASI, ve la leggete da voi, una matrice, nella quale individua i vari ruoli e compiti, che vale per le istituzioni europee, ma come detto si applica anche al contesto GDPR. Quindi cosa e chi ha la funzione di responsabile, chi ha la funzione solo di accountable, chi ha la funzione di soggetto consultato. Quindi vedete, il DPO fondamentalmente è un soggetto che esprime pareri, un soggetto che viene consultato, mentre il business owner, cioè colui che prende le decisioni quotidiane, non è business va inteso in senso lato nella pubblica amministrazione, quello che appunto prende le decisioni operative, è quello che è responsabile in via diretta. Attenzione, l'accountability non riguarda solo il business owner, riguarda tutto il top management. Quindi il sindaco, la giunta, il consiglio rispondono in materia di applicazione o non applicazione dell'accountability. Poi ho il segretario generale, il direttore generale, il responsabile per la quello che è individuato come business owner, quello che operativamente opera per l'applicazione di queste norme, che è responsabile, e il DPO che lo supporta. Poi ovviamente ho il responsabile dell'information technology, del CED, che ha un ruolo importantissimo nel settore del trattamento dati, può corrispondere al business owner, ok? Potrebbe anche non essere. E poi ci sono i soggetti responsabili di processo, i dirigenti, le PO dei singoli settori, che anche questi devono essere consultati per prendere decisioni. Però fondamentalmente si vuole una centralizzazione, si vuole evitare che le responsabilità si annacquino via via. Sì, probabilmente ho tolto una T dal titolo, ho messo una T sbagliata. Allora, ultimo capitolo, e andiamo velocemente alla conclusione, riguarda i 15 punti appunto di suggerimento di strumenti a disposizione del DPO come guida pratica di esercizio, la guida pratica sugli obiettivi del DPO o che coinvolgono il DPO. Allora, c'è una premessa, quindi la premessa è: il DPO deve conoscere l'organigramma. La prima cosa che deve fare quando va in un ente è capire quali sono i ruoli e le responsabilità, ma deve andare oltre, deve capire quali sono i flussi, e i flussi prescindono dai ruoli e delle responsabilità, per cui deve farsi, ora vi vado velocemente alla scheda, deve anche farsi una scheda che è molto più interessante dell'organigramma formale, che non ha nemmeno il funzionigramma, che non ha nemmeno l'elenco delle funzioni, ma è l'elenco dei attività di trattamento dei dati personali. Vedete? Che può anche veramente prescindere dall'organigramma, dove ci saranno ruoli, ma fondamentalmente è un flusso. E sulla base di questo applicare le varie task. Io ve le leggo veloce, così arriviamo alla fine, tanto poi ve li approfondite da voi. Primo, creare il registro dei trattamenti. Questo è il primo punto. Appena mi insedio, il primo e unico documento che il GDPR prevede per tutti i soggetti della pubblica amministrazione è il registro dei trattamenti. E qui mi viene descritto come realizzarlo, il fatto che è un inventario, quindi non devo necessariamente aggiungere, modificare, è un inventario di base che poi si completerà
di successive registrazioni. Questo inventario di base deve avere dei contenuti e il documento mi realizza una sorta di bozza, quindi che si può, vedete, organizzata in punti da rispondere sì e no per controllare se si è costruito correttamente. E poi in allegato viene, eccolo qui, viene messo a disposizione il modello di registro dei trattamenti. Per la prima volta, ahimè, a distanza di 2 anni, abbiamo il registro ufficiale. In Italia l'abbiamo avuto, il Garante per la Privacy italiano ha realizzato un modello di registro dei trattamenti per le piccole e medie imprese, ma non l'ha realizzato in generale per l'applicazione del GDPR e in generale per la pubblica amministrazione. Quindi, chi è il responsabile, se ci sono conti, scusate, il responsabile, chi è il titolare, chi sono i contitolari, chi è il business owner, vedete? Sono tutte informazioni che oggi nei nostri registri di trattamento non abbiamo, quindi probabilmente il 2020, fine 2019, potrà essere diretto alla riorganizzazione del registro dei trattamenti. Molto complesso, diciamo, o meglio, abbastanza lungo rispetto all'attuale registro che abbiamo. Non ve lo sto a far guardare, ve lo guardate ovviamente da voi, arriva fino al punto numero, vediamo un po', non ricordo, 19 mi sembra, 20. Vedete, varie domande per capire se il trattamento è fatto bene e appunto si conclude con le modalità di trattamento. Secondo punto, rivedere le operazioni. Quindi fotografia, aggiornamento. Quindi verificare se il trattamento che sto facendo rispecchia il principio della limitazione della finalità di trattamento, se è basato sul consenso o un'altra base legale, se è rilevante e necessario, qual è la qualità dei dati che acquisisco, quali sono le informazioni date all'interessato, l'informativa sul trattamento, per quanto conservo i dati prima di cancellarli, se ci sono le misure di sicurezza tecniche e organizzative, se trasferisco i dati all'estero che cosa succede, eccetera. Deve essere una valutazione complessiva del trattamento per capire se è compliance o meno. Se è compliance si va avanti, altrimenti si adotteranno le misure di modifica insieme al business owner e si capirà come operare. Qui ci dà degli esempi su come operare. Terza task, ci arrivo, vedete molto dettagliato in questa parte il documento. Terza task, realizzare la valutazione dei rischi da trattamento di dati personali. Il DPO deve anche verificare il livello di rischio e per realizzare questa verifica, se non ho fatto il censimento e non ho fatto l'analisi, non posso operare. Anche qui una scheda per capire appunto come gli owners devono fare questa valutazione circa i rischi, le vulnerabilità, le contromisure da adottare, eccetera, eccetera, e attribuire al rischio un livello basso, medio, alto, altissimo. E in base al livello, quali sono, diciamo, le aree di rischio e quali sono, vedete, per ogni area di rischio, le misure da verificare. Qui la probabilità, quindi area di rischio, livello di rischio, probabilità di rischio. L'azione congiunta fra probabilità e livello mi determina le misure da adottare. Quindi la somma basso, medio, alto. E a questo punto, a seconda che sia nel basso, medio, alto, devo individuare le contromisure da adottare. E qui vengono fatti alcuni esempi molto molto utili. Come vi dicevo, la bontà dei documenti comunitari è intervallare slide, grafici, teoria a esempi concreti. Quarto, verificare se
trattamenti ad alto rischio necessitano di una valutazione di impatto. La valutazione di impatto si fa su quei trattamenti censiti che dopo l'analisi di rischio mantengono un rischio elevato. Non sono riuscito ad adottare le misure per abbassare il livello di rischio. Allora devo fare la valutazione di impatto. E qui si rinvia alle linee guida adottate dal gruppo europeo e dai legislatori nazionali, diciamo dalle autorità nazionali. Il garante italiano ha adottato le 11-12 casistiche in presenza delle quali c'è necessità di una valutazione di impatto, che sono il frutto dell'elaborazione delle 9 casistiche elaborate dal gruppo europeo. Quindi qui trovate la descrizione dell'analisi delle casistiche europee. Noi dobbiamo fare riferimento a quelle nazionali, ma diciamo che sono pressoché identiche. E qui c'è tutto il tema della valutazione di impatto, che si conclude con l'invito a utilizzare il software francese. Best practice messa a disposizione di tutti per condurre bene la valutazione di rischio. Gli obiettivi della valutazione di impatto sono identificare il rischio, valutarlo, misurarlo, registrare e dimostrare che si è conforme alla normativa dopo questo intervento. Altro elemento, vado veloce, vedete come è sulla valutazione di impatto molto puntuale il documento, scusate, non so se l'ho saltato, no, ancora no. Eccolo qua. Numero 5, ripetere le operazioni fatte dall'1 al 4. Il quarto eventuale, la valutazione di impatto eventuale, dall'1 al 3 sicuro, continuamente. Tradotto, non è che si fa il registro dei trattamenti nel 2016, 2017, 2018 e lo si mette in un cassetto. Costantemente si deve fare la fotografia, il miglioramento, l'analisi dei rischi. Se occorre, anche la valutazione di impatto. Ok? Quindi, ciclicità delle verifiche e delle valutazioni. Vedete? Questo è lo schemettino che, diciamo, analizza questa ripetitività. Sesto, ora si va più veloce, via via che si aumenta, è sempre più breve, gestire i data breach. Quindi capire quando va notificato al garante, capire quando va notificato all'interessato. Qui l'indicazione è, caro DPO, avvaliti del gruppo di lavoro che ha fatto, europeo, che ha fatto un'ottima disamina sulle varie casistiche, e stai attento ai tempi, 72 ore di notifica, perché è lì che è il tuo ruolo importante di supporto. Soprattutto documenta e fai documentare ciò che accade. Al di là del fatto che sia un data breach o un quasi data breach, si chiama quasi data breach quella violazione che non dà luogo a notifica al garante o all'interessato, devi comunque registrarlo nel registro di accountability o in un registro a parte. Andiamo avanti. Altro punto. Qui analizza il tema dell'informazione ai destinatari. Punto numero... me lo ricordavo più corto. Punto numero 7. Ah, scusate. Ah, qui ci sono degli utili esempi di casi in cui si deve notificare al garante, all'interessato e quando non si deve fare, che sono ripresi dalle linee guida del gruppo europeo. Quindi sono contenute nell'allegato alle linee guida del gruppo europeo, che vi consiglio di guardare. Linee guida sul data breach. Allora, numero 7, deve verificare. Quindi l'obiettivo è quello di controllare sia che vi siano segnalazioni interne, dipendenti, addetti, responsabili e quant'altro, sia che vi siano lamentele dall'esterno, il cittadino che fa una segnalazione. Quindi le deve monitorare e deve saper dare le opportune risposte con un modo, uno stile adeguato. Deve saper dare informazioni.
informare, dare suggerimenti, raccomandazioni e consigli pratici. Non è un teorico, non è un giurista che deve fornire manuali da leggere. Il DPO non deve dire lì, ok, guarda, hanno pubblicato il testo T4 Data, ne compro, ne stampo e le do a tutti i dipendenti. No, questo non serve a niente. Pratico, operativo, ok? Su cosa devono fare soggetti che possono non essere a conoscenza della normativa, perché magari non hanno la preparazione e la capacità di affrontarla come ce l'ha lui. Ovviamente promuovere il data protection by design e data protection by default, che sono due principi del GDPR. Andiamo avanti. Altro punto che deve valorizzare è la gestione dei rapporti e delle policy, sia quando c'è un solo titolare, sia quando c'è una gestione congiunta di contitolarità, sia quando c'è un rapporto fra titolare ed altro titolare esterno, quindi un titolare che ha a che fare con un titolare di trattamento esterno, un titolare che ha a che fare con il proprio responsabile di trattamento, processor nella dizione inglese, nelle aziende complesse e nelle clausole di trasferimento dati. Quindi la capacità di analizzare non tanto come opera un'organizzazione fisiologicamente, ma nelle interazioni. Quindi come opera un'organizzazione che interagisce con altre organizzazioni, anche distinte. Quindi avere anche capacità di relazione, capacità di analisi dei contratti, se i documenti sono corretti o vanno rivisti, e deve saper suggerire i cambiamenti dei contratti, per esempio i contratti con i fornitori che non prevedono clausole compliance GDPR, deve suggerire al primo contratto nuovo negli atti di gara. Ora la pubblica amministrazione, per la pubblica amministrazione questi sono atti da stipulare a seguito di una procedura di gara, deve suggerire quali sono le clausole contrattuali da inserire. Deve sviluppare codici di condotta e certificazioni o sapere quando sono appropriate all'organizzazione. Deve cooperare con il garante, nel nostro caso italiano col garante per la privacy, DPA, l'autorità sulla protezione dei dati, e quindi essere il punto di riferimento. È quello che viene contattato per primo, anzi spesso il solo che viene contattato in caso di controlli anche puntuali. Sapere organizzare anche la visita del garante, quindi portarlo fisicamente nei luoghi dove si trovano i dati, non nascondergli niente, quindi è il suo punto di riferimento. Quindi qui definisce il ruolo anche operativo nell'aiuto al garante per capire come funziona, per il bene dell'amministrazione, perché più il garante capisce, meno dubbi ha sul mancato rispetto della normativa. Non è mai piacevole ovviamente essere controllati, però diciamo che il DPO ha questo ruolo di esplicitare e spiegare. Gestire le richieste e le lamentele che arrivano dai soggetti interni o da soggetti esterni, che possono essere richieste generali, ma che fine fanno i miei dati? Lamentele, è stato pubblicato all'albo pretorio un mio dato personale che non doveva essere pubblicato, e deve rispondere in maniera adeguata, quindi senza vendette nei confronti dell'organizzazione o del destinatario dei dati, e senza pregiudizi. Arriviamo verso la fine. Deve gestire le informazioni interne ed esterne e l'obiettivo di far crescere la consapevolezza su questa materia. Una materia spesso di nicchia, spesso sottovalutata, spesso considerata meno importante delle altre. A volte è vero, chi si trova a lavorare ai lavori pubblici o alla pubblica istruzione, a gestire la biblioteca o a gestire i servizi sociali ha un obiettivo primario, che non è quello del trattamento dei dati. Certamente il trattamento dei dati sta diventando un elemento importante, quindi deve aumentare la consapevolezza attraverso l'informazione, quindi il DPO deve informare,
attraverso le istruzioni, non ti dico c'è quella legge, c'è quella sentenza, c'è quel parere del garante, ma ti dico fai così, fai così, fai così. Tre, l'esercitazione. Quindi esercitare, mettere sul campo. Noi purtroppo in italiano abbiamo, nemmeno in italiano, perché la versione italiana del GDPR non usa questa formula, noi abbiamo spesso tradotto questo come la formazione. Per cui andiamo a fare in aula, un docente dalla cattedra parla e illustra il GDPR. Ve lo dico perché l'ho fatto anch'io nella mia organizzazione. E va bene, è una componente, ma non è il punto essenziale. Il training è l'esercitazione operativa, l'affiancamento operativo. Va bene la formazione di base, perché se non sappiamo di quello che parliamo non è possibile nemmeno apprezzare come devo usare l'informativa sul trattamento. Ma poi serve il contatto diretto, e non necessariamente fisico, può essere l'email, può essere un altro elemento informativo. Quindi note informative, sessioni di esercitazione, l'utilizzo del web, garantire trasparenza e informazione anche agli utenti. Un suggerimento che ci dà questo libro: sebbene il GDPR non obblighi a pubblicare i dati personali del DPO, c'è solo l'obbligo di mettere l'informativa di contatto, cioè quando noi pubblichiamo l'informativa, i riferimenti del DPO sul sito, abbiamo il solo obbligo di mettere almeno un indirizzo email, o se non è un indirizzo email, il link al sito dove posso scrivere al DPO, magari attraverso una forma interna. Non c'è l'obbligo di mettere telefono, non c'è l'obbligo di mettere il nome e il cognome. Può rimanere anonimo il DPO. Giustamente il garante europeo dice dovrebbe essere prima la pubblica amministrazione a dare il buon esempio. Quindi, a meno che non ci siano esigenze di indipendenza, evitare che il DPO abbia pressioni dall'esterno, oppure il DPO non è una persona fisica, ma è un soggetto collettivo, allora, care pubbliche amministrazioni, scrivete anche il nome del DPO. È una manifestazione ulteriore di trasparenza. Ultima, ma non ultima, pianificare e rivedere le attività proprie del DPO. Quindi il DPO deve rompere le scatole all'amministrazione dicendogli fai il registro dei trattamenti, aggiornalo, controlla, c'è una nuova legge, ricontrolla, ma anche su se stesso dovrebbe fare una pianificazione annuale delle proprie attività, quindi un planning dove dice allora a gennaio controllo l'edilizia, a febbraio vado dai servizi sociali, a marzo vado dall'ICT, eccetera, eccetera, e dovrebbe fare anche un report delle attività che ha fatto. Questi sono i suggerimenti proprio pratici perché anche il DPO sia compliance, cioè il DPO registri le proprie attività e siano utili magari da leggere da parte del controller. Beh, io penso di aver detto tutti, ora sono andato forse anche più lungo dei tempi che mi ero ripromesso, spero che abbiate apprezzato, in ogni caso, anche se non avete apprezzato, peggio per voi. Ci vediamo alle prossime con i prossimi commenti. Ciao!